La Fondazione Banca del Monte oggi ha affrontato per l'ottava edizione di colloquio degli argomenti molto importanti e molto delicati con degli ospiti prestigiosi che fa bene alla cultura di Foggia. Sì, noi non vogliamo sentirci ai margini del mondo, ai margini dell'Italia. Riteniamo che anche a Foggia si possa parlare di politica internazionale, di temi cruciali come la questione dei migranti. Ci è stato raccontato di come i flussi migratori internazionali possono essere per noi, che siamo un paese che ha difficoltà anche demografiche, una risorsa. Si tratta di guardare al presente anche con l'occhio rivolto verso il futuro, verso la possibilità di costruire occasioni diverse, possibilità di integrazione che possono tornare utili per il nostro paese, che sta invecchiando, si sta spopolando e noi dobbiamo guardare ai problemi del Mediterraneo, certo con l'attenzione e la vigilanza necessaria, ma anche cogliendo il positivo che possono portarci i flussi di uomini, spesso con qualifiche elevate, li vediamo sporchi, ma spesso sono laureati, sono tecnici, sono persone che hanno una storia culturale alle spalle molto ricca. E se penso poi alle nostre periferie, penso che chi viene dalla Siria o viene da altri paesi spesso ha un livello culturale molto più elevato di nostri concittadini e non vedo perché discriminarli, ovviamente aiutando tutti, ma penso che ci sia spazio per tutti in Europa. Da questo punto di vista il nostro istituto proprio sta portando avanti un progetto internazionale con vari paesi e anche con il CRUI, proprio per certificare le competenze di molti di questi cittadini che chiaramente quando vengono qui non portano con sé la documentazione, però sono valide, molto validi dal punto di vista culturale e quindi meritano di poter avere la loro possibilità. Una domanda infine per quanto riguarda il nostro territorio. Quanto può la cultura e un'aggregazione in rete di tutti coloro che si occupano di cultura del territorio poter superare questo record di Foggia invece che sale spesso agli onori della cronaca solo per la cronaca nera? La cultura può avere un ruolo importante, un ruolo anzitutto un contributo di conoscenza ed è indispensabile la conoscenza per risolvere e affrontare i problemi. Può dare fiducia alla gente a restare in questo territorio, perché se non ci sentiamo ai margini del mondo e possiamo avere qui opportunità che non sono riservate soltanto alle grandi città del centro-nord o alla capitale o a Napoli, possa essere, come dire, possa essere gratificante anche restare in una difficile città del Mezzogiorno, perché vengono offerte comunque grandi opportunità. Certo, sarebbe bene affrontare insieme anche gli altri problemi, che sono quello della sicurezza collettiva, quello del lavoro, e noi stiamo dando una mano importante anche da questo punto di vista. Bisogna fare rete e ci auguriamo che la si voglia fare con tutti gli attori sociali, politici e istituzionali che sono in campo. Grazie.